Facundo Lescano in precampionato non solo ha fatto bene, ma ha segnato ogni partita. Questa sera, quando i gol contano ancora di più, si è fatto trovare dove doveva essere, si è creato lo spazio su quel calcio d'angolo battuto molto bene. Tre punti fondamentali, Facundo, buonasera. Sì, buonasera, ci avevo provato il primo tempo con due conclusioni, una è stato molto bravo il portiere d'Avellino e niente, il secondo tempo sono riuscito a prendere bene il tempo al calcio d'angolo e niente. Eravamo convinti di potercela fare stasera contro una squadra che lotterà con noi, secondo me, per i posti alti in classifica e siamo contenti perché abbiamo dato una gioia anche ai tifosi. Soprattutto perché la squadra ha giocato da squadra per 90 minuti, voi attaccanti avete aiutato la difesa, ha giocato proprio una partita corale, sei d'accordo? Sì, abbiamo cercato di dare una mano soprattutto noi davanti, col pressing soprattutto, penso i primi 20-25 minuti loro erano in grossa difficoltà, ma perché i tre davanti comunque andavamo a pressare alti come l'avevamo preparata e il segreto ormai è che bisogna correre tutti, anche quelli davanti, quindi noi abbiamo provato a dare una mano anche ai nostri compagni. Raccontaci la corsa che hai fatto dalla porta dove hai segnato alla curva, la tua prima gioia sotto la curva del Pescara. Sì, era diciamo che il mio primo gol qua all'Adriatico e niente, è un po' che lo aspettavo, che ci pensavo. Infatti il primo giorno che sono arrivato a Pescara mi hanno portato a vedere la curva e io mi sono subito girato a vederla oggi piena così, quindi era uno sfogo e anche un motivo per raccogliere i miei compagni e farli gioire insieme a questa gente. Se non erro, nelle ultime tre stagioni in Serie C, Sicula Leonzio, San Benedettese e Virtus Entella sei sempre andato in doppia cifra, per un attaccante è molto importante. Sì, sono tre anni che grazie a Dio riesco a superare i 10 gol. L'anno scorso ero partito molto forte, poi dopo purtroppo sono successe delle problematiche lì e non sono riuscito a continuare e spero che quest'anno col Pescara aiutare la squadra e superare posso anche me stesso una cosa? Col record di gol. Sì Massimo, poi chiudo io perché ho una curiosità per Lescano, vai dimmi tutto Massimo. La curiosità mia è questa perché lui era considerato uno dei prospetti più interessanti del Torino, ha esordito in Serie A credo gennaio-febbraio 2015, mi pare che fosse Ventura l'allenatore contro il Milan. Poi che cosa è successo? Insomma, perché lui era considerato davvero più o meno un crack, dai, all'epoca. Ti chiede Massimo da studio, sì. Facundo, tu nel 2015 hai fatto l'esordio con Ventura in Serie A con il Torino, eri considerato un giocatore di quel livello, poi cosa è successo? Niente, poi dopo abbiamo vinto il campionato primavera a Torino, e ho fatto un grande torneo di Viareggio anche da capitano e a fine del campionato dovevo andare in Inghilterra, in Serie B al Reading. E dopo, non lo so, la società ha deciso di non vendermi, di mandarmi in Lega Pro e giustamente per un ragazzo di 18 anni andare al sud a fare la Serie C dopo essere stato comunque 2 mesi in Inghilterra è dura mentalmente e da lì ho cominciato di nuovo la mia scalata, ho sgomitato un po' nelle categorie basse anche in Serie D in Sicilia, adesso mi godo di giocare al Pescara come ho detto all'inizio quando abbiamo fatto la prima intervista anche insieme a te, che per me ad oggi è la squadra più grossa dove ho giocato. Devi salutarci, l'ultima domanda, grazie intanto ad Andrea dietro la telecamera. Dal mercato sono arrivati tanti attaccanti, siete 7-8 adesso con le partenze di Chiarella e di Blanuta. Ti preoccupa un po' avere Vergani e Tupta dietro? No, sicuramente penso che la società, soprattutto negli ultimi giorni, abbia preso giocatori molto forti e dei giovani interessanti. E penso che avere tanti attaccanti aiuta anche perché giocano tre e bisogna avere anche sempre la sana competizione fra compagni, penso che oggi anche Tupta che è arrivato dopo poco è entrato bene, Vergani un ragazzo molto giovane e che ancora comunque non ha avuto il piacere di allenarmi molto perché è arrivato da poco, però penso che abbiamo una batteria di attaccanti che per la Lega Pro è buona e si possono anche interscambiare perché credo che Cupponi può fare la punta, Tupta può fare l'esterno. E forse io e Vergani siamo più attaccanti centrali, il resto sono un po' tutti intercambiabili, quindi questo anche per l'allenatore gli può dare una mano.